Saluto a tutti i lettori di Hard Upgrade, siamo ancora a Barcellona. Questo è NGM Forward 5.5. NGM non ha uno stand a questo Mobile World Congress 2014, ma ha voluto lo stesso mostrarci in anteprima questo terminale. 5.5 contenuto nel nome non è la dimensione del display, ma bensì lo spessore, solo 5,5 mm. Veramente molto sottile, si tratta al momento dello smartphone più sottile mai realizzato. E il design, come possiamo vedere, è molto semplice, molto pulito. Nella parte frontale Gorilla Glass, così come nella parte posteriore, tutto completamente Gorilla Glass, e sui lati invece una lega metallica simile all'alluminio. Non è alluminio, ma siamo comunque su una lega metallica. Tasto di sblocco e blocco dello schermo e di accensione, bilanciere del volume. Nella parte alta micro USB per la connessione al PC e alla rete elettrica per la ricarica. Parte destra invece slot per l'inserimento della micro SIM. Nella parte inferiore infine troviamo il jack da 3,5 mm. Display da 5 pollici a risoluzione Full HD. All'interno di questo smartphone gira un processore MediaTek Octa-Core, l'ultimo annunciato dal produttore cinese. Andiamo a vedere il sistema operativo. In questo momento, in questa versione attuale, è 4.2.2 Android, nella versione 4.2.2 Jelly Bean. Non è detto che arrivi sul mercato con questa versione, probabilmente sarà aggiornato prima ancora dell'annuncio ufficiale. Guardiamo velocemente la memoria interna, che ammonta a 32 GB, mentre la memoria RAM sarà di 2 GB. Molto bello il display, ma molto bella anche l'interfaccia. Interfaccia proprietaria di NGM, come possiamo vedere molto pulita, un launcher molto pulito, qui abbiamo il multitasking, doppio tap sul tasto home, interfaccia, dicevamo, molto pulita e soprattutto senza menu che si attiva col tasto centrale come siamo soliti in tutti gli Android, ma bensì tutte le applicazioni sono distribuite per le tab della home screen. NGM Forward 5.5 giungerà sul mercato italiano nel corso del mese di maggio. Per il momento è tutto, vi terremo aggiornati. Questa è una super anteprima dal Mobile World Congress.